carissimi utenti, benvenuti a tutti allo stadio comunale di Bovino. Stasera si recupererà la sesta giornata. L'altra volta non si è potuto giocare perché le condizioni atmosferiche erano poco amichevoli. Greci viene da due vittorie consecutive. Vedremo se stasera sarà capace di riconfermarsi qui. Stasera giocheremo contro l'Atletico Bonito, una modesta squadra, però sta facendo abbastanza bene per questo campionato. Greci si presenta con la maglia di casa biancoceleste, invece l'Atletico Bovino si presenta con la maglia blu e gialla. Tra qualche istante l'arbitro fischierà il calcio d'inizio e, come dico sempre, facciamoci foggia e giochiamo a 20.000 megatoni e soprattutto giochiamo col crimine. Ecco che l'Atletico riparte dal numero 3, la passa al 10 che a sua volta la passa, pallone difficile da controllare, per qualche modo riesce a controllarlo, lo dà al 10 si guarda in giro, lo dà al 6, il 6 cambia gioco sulla fascia sul numero 2, il numero 2 la stoppa, la controlla, temporeggia, tenta il cross davanti, però c'è una deviazione e il numero 9 non intuisce la deviazione. Ecco che l'Atletico si prepara per un calcio di punizione da posizione molto invitante, lo batterà il numero 10, si aspetta solo il fischio dell'arbitro, intanto si guarda intorno, il numero 10, è tutto pronto, occhio ragazzi, mi raccomando, e fortunatamente Francesco lo prende senza problemi. Ecco che Chris si presta a battere una rimessa, aspetta un attimo per Enzo, in qualche modo riesce a passarlo per Matteo, Matteo calcia lì davanti, per Nicola, vediamo se ci arriva, vai Nicola, credici, dai Nicola, diventa Andigelo, tira, purtroppo debole ragazzi. Ecco che Cristian si presta a battere una rimessa per Nicola, lo stoppa, te dalla Veronica, Nicola avanza, avanza, vai Nicola, credici, vai Nicola, lo atterrano e Loris arriva come una scheggia impazzita cercando Massimo, purtroppo Massimo è puntuale come un bus dell'Air. C'è un pallone vagante, il numero 6 recupera, la dà al compagno, in qualche modo con un colpo di tacco lo dà al 3, in mezzo al 10, c'è un pallone vagante, Antonio ci va di testa, il numero 18 tende il tiro e fortunatamente è fuori misura. Occhio raga che l'Atletico si sta preponendo, mi raccomando, la dà il 10, il 10, la dà il 9, tira, meno male che ha sbagliato. Si sta lottando a centrocampo, Matteo la recupera, avanza, la passa per Massimo, Massimo avanza, vai Massimo, credici, vai Massimo, dai, in mezzo, purtroppo fuori misura. Occhio raga, che Matteo si sta preparando per un calcio di punizione, sta chiamando lo schema, si aspetta solo il fischio dell'arbitro, un'incertezza, occhio, ma il portiere intuisce tutto. Occhio raga, che l'Atletico sta ripartendo, tende il passaggio in profondità, occhio, lo scambio col 10, la mette in mezzo, attenzione, grandissimo Francesco. Occhio raga, che l'Atletico sta ripartendo, il 10 la stoppa, la controlla, sta avanzando, sta avanzando, attenzione, tende lo sprint, dai ragazzi, fermatelo, sveglia che questo non è Dybala, attenzione, attenzione, ha sbagliato, meno male, ma meno male. Ecco che Enzo si presta a battere una rimessa per Alessandro, Alessandro si guarda intorno, cambia il gioco per Cristian, forza Cri, lasciaci di sasso, attenzione in mezzo, il difensore purtroppo ci arriva, vediamo se ci arriva anche Loris, c'è Mischi in aria, il difensore intuisce tutto. Forza Matteo, tenta la fucilata, ma il difensore divia in angolo. Ecco che Alessandro si sta preparando per un calcio d'angolo. Mi raccomando ragazzi, tutti pronti? Occhio, Michele di testa! Non è possibile, non è umanamente possibile dove stava il numero 3. Assurdo, ci siamo mangiati un'occasione d'oro ragazzi. Occhio ragazzi, che stiamo creando un'occasione coi fiocchi per Loris, per Matteo. Tenta il tiro, c'è una deviazione, arriva Nicola e incredibilmente il portiere la prende. Tra qualche istante l'arbitro fischierà la fine del primo tempo. Nonostante le assenze nel reparto difensivo, tutto sommato riusciamo a gestire la cosa alla grande. Tutte e due le squadre hanno raccolto svariate occasioni, però è mancata la lucidità sotto porta. Auguriamoci che nel secondo tempo
riusciremo a fare qualcosa di concreto. Tra qualche istante l'arbitro fischierà l'inizio del secondo tempo. Tolgo l'occasione per fare un salutone al Alfredo del Capo che oggi sta in panchina. Occhiara che l'Atletico ha un calcio di punizione a favore, si aspetta solo il fischio dell'arbitro, ci va di testa, attenzione al 10, attenzione al 10. Fortunatamente sbaglia. Ecco che l'Atletico si sta preparando per un calcio di punizione. Mi raccomando, ragazzi, concentrati. Il 10 avanza, attenzione, è scatenato, è infermabile. Attenzione al Nora che la butta in mezzo. Tira! Pallone vagante. E fortunatamente va fuori. Occhio, ragà, che abbiamo un calcio di punizione. La batterà Alessandro e la sua mattonella è tutto pronto. Si aspetta l'arbitro. La passa Enzo, Enzo la ripassa di nuovo a Alessandro, in mezzo per Michele, fuori misura. Si riparte da Matteo, Matteo avanza, passaggio lungo per Loris, vai Loris, credici, ma il portiere intuisce tutto. Ecco che Cristian si presta a battere una rimessa, attenzione, vai Nicola, dai tu Nicola, vai Nicola, credici Nicola, dai buttala in mezzo per Michele. Purtroppo ragazzi nulla di fatto. Ecco che l'Atletico si sta prestando a battere una rimessa. Occhio raga, concentrati, mi raccomando, occhio la ripassa, cross in mezzo, Francesco pensaci tu. E Francesco la prende senza problemi. C'è un pallone vagante, tenta il numero. Occhio raga, che stiamo creando una bella azione. Attenzione, si gira. Attenzione. Cross all'indietro per Matteo che adesso Nicola la recupera. Vai Nicola, credici Nicola. Attenzione, cross in mezzo per Michele. Incredibile, oggi la porta sembra stregata. Occhio ragazzi, l'Atletico si sta facendo pericoloso. Attenzione nel tiro, San Francesco, pensaci tu. Grandissima parata di Francesco. Ecco che l'Atletico si sta prestando a battere un calcio d'angolo. Mi raccomando ragazzi, concentrati. Occhio. Attenzione che c'è un pallone vagante, dai ragazzi, credeteci, credeteci. La recuperiamo, attenzione, però la perdiamo subito. Attenzione, in mezzo, Francesco. Grandissima parata di Francesco. Ecco che Marco si sta prestando a battere un calcio di punizione e la sua mattonella. Attenzione, occhio, concentrati, c'è un rimbalzo. La recuperiamo, attenzione, Enzo. Tiro fuori misura. Tra qualche istante l'arbitro fischierà la fine della partita. Purtroppo stasera la partita si conclude con uno sterile 0-0. Tutte e due le squadre hanno creato tanto, però rimangato con la lucidità, con lo guizzo sotto porta. Soprattutto noi che il potenziale ce l'abbiamo, però non riusciamo mai a sfruttarlo al meglio. E ragazzi, in conclusione che posso dire? Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Hola!